è una città complicata da questo punto di vista. Il coinvolgimento dei cittadini lo facciamo, abbiamo cominciato a fare l'assemblea, ma in ogni municipio abbiamo ad esempio sollecitato le associazioni presenti nei municipi a organizzare 10-15 eventi all'anno all'interno del singolo municipio. Moltiplicato per la decina dei municipi di Genova fanno 150 eventi che noi vogliamo fare specifici sulla raccolta differenziata, in particolare sulla raccolta dell'umido. Abbiamo lanciato una campagna generale, questo non è un rifiuto, che è una multisoggetto, dove poi cambia di volta in volta la foto, ma lo slogan resta lo stesso. Abbiamo implementato una bella esperienza di alcuni anni fa, che era gli Angeli del Riciclo, quindi abbiamo una squadra di 30 studenti universitari che vanno a fare il porta a porta dell'informazione in tutti i vari quartieri. Poi abbiamo anche un altro metaprogetto, però ho voluto un po' raccontare la storia per dire che effettivamente credo che l'esempio di Genova sia un po' paradigmatico, oltre che di tutta la Liguria, anche di tanta parte del paese. Ecco, forse se non ci fosse stata la virulenza con cui è emerso il problema complessivo, io non so se ci sarebbe stato anche un po' questa presa di coscienza da parte della dimensione pubblica e di quella dei cittadini. Vabbè, un po' Milano ha aiutato a far capire che si può fare. Milano, dall'altra parte, aiuta a capire che si può fare. Ecco, da questo punto di vista, una sfida, come dire, Milano sta tentando di trasformarlo in un modello esportabile anche dal punto di vista tecnico e progettuale. Magari si può pensare che nella seconda parte di Expo possa diventare un'occasione per fare una riflessione di natura internazionale, come quelle che sono state già fatte lo scorso anno, insomma, perché alla fine questa modalità io credo possa diventare pure un'opportunità per A2A, per il gruppo, no? A2A che si sta un po' ridisegnando da questo punto di vista rispetto al passato. Beh, io credo che la crescita della raccolta differenziata sia stata una lezione utile anche per A2A, che ha finalmente capito che avere AMSA, per chi non lo sapesse, non è più un'azienda del Comune di Milano da alcuni anni, ma un'azienda del gruppo A2A. E forse all'inizio vissuta come un ramo d'azienda a sé stante, oggi invece può essere vissuta come una vera opportunità di crescita. Finalmente nel piano industriale che è in via di presentazione, la costruzione dell'impianto di compostaggio non è più un obiettivo futuribile, ma un obiettivo certificato e finanziato. E questo è un cambio di passo rilevante. Il tema di Expo è nutrire il pianeta e energie per la vita. Per nutrire il pianeta serve anche chiudere il percorso circolare del cibo nel momento in cui viene rimesso in circolo. Allora ci piacerebbe davvero che nella seconda metà di Expo avessimo modo di creare un momento di confronto con altre 4-5 città internazionali che come Milano hanno le medesime caratteristiche, per far vedere che perché il problema di fondo, che è quello che ci diceva prima anche Genova, è che poi ci troviamo a occuparci dei rifiuti solamente quando le cose vanno così male da non trovarci alternative di fronte, no? Credo che tenere alta l'attenzione anche quando le cose vanno bene o abbastanza bene sia importante, perché è il modo per riuscire a definire meglio quali sono gli obiettivi futuri. Milano siamo arrivati al 54%, possiamo puntare al 65% con alcune modalità che abbiamo identificato, va bene. Ma se non puntiamo al 65% e ci assestiamo qua, anche quel 54% si fermerà, rallenterà e tornerà sotto il 50%, perché il coinvolgimento dei cittadini su un'attività faticosa come la raccolta differenziata, quanto era più facile per ognuno di noi quando potevamo buttare tutto nello stesso contenitore, allora necessita di coinvolgimento, di attenzione, necessita anche di novità continua. E l'altra cosa che mi piacerebbe che costruissimo anche insieme nella seconda metà di Expo
è il fatto che se vogliamo dare una dimensione industriale alla svolta ambientale dei rifiuti, beh, allora dobbiamo anche provare a raccontare il modo con cui tante aziende, non solo grandi ma anche piccole e medie, si stanno rinnovando nella filiera ambientale, no? Allora, noi oggi abbiamo la fortuna e l'occasione di vedere tante grandi aziende che presentano progetti o sperimentali o anche già industrialmente maturi, perché ne hanno le risorse, la forza e la capacità di acquisire visibilità. E questo aiuta anche noi come istituzioni a far raccontare che è utile quello che facciamo. Ecco, io mi immagino che nella seconda metà di Expo restituiamo questo favore di visibilità che ci danno le grandi aziende, cercando di consentire visibilità a quelle aziende che non hanno la stessa forza economica ma hanno progetti altrettanto innovativi. Allora a me piacerebbe che verso la fine di Expo provassimo a lavorare e ragionare a un evento pubblico nell'ambito di Expo in città o magari anche dentro il sito di Expo, in cui mostriamo tante piccole eccellenze nate dalla reingegnerizzazione dei processi dovuta anche alla raccolta differenziata, che non riescono ad avere la stessa visibilità di grandi progetti che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, o che vedremo lanciati nel mese di maggio. D'altra parte, un pezzo di questo sforzo è anche uno sforzo di competizione a livello internazionale, perché non è una, come dire, una specie di ambizione solo milanese, tutta la discussione sul redesign dei prodotti, sulla riduzione dell'impatto ambientale ormai non è più marketing, è anche un dato economico reale, quindi alla fine questa impostazione, questa idea potrebbe diventare proprio una vera una filiera di rigenerazione economica. Assolutamente, poi pensiamo anche al tema impiantistico. Noi oggi la larga parte dei rifiuti umidi che produciamo diventano compost campo agricolo, benissimo. Però l'impianto che deve fare A2A deve consentire molte altre attività, il tema del biometano, e allora questo apre una filiera. Ha senso pensare non solo i mezzi di A2A, ma magari qualche altro mezzo dell'amministrazione pubblica rispetto all'ATM, rispetto al mondo taxi, rispetto alla polizia locale, per cui si possa rimettere in circolo in maniera positiva quanto viene prodotto. Allora, il lavoro che dobbiamo fare è altamente complesso e ci ricorda come la filiera ambientale sia estremamente collegata tra settori che a prima vista si parlano poco, ma che invece, se si iniziano a parlare di più, producono risultati ancora più straordinari. Dimostrando tra l'altro che c'è, Marco, ti do l'ultima parola, dimostrando che c'è anche, che diversamente da quello che si pensa, nel settore ambientale c'è un fortissimo impatto, così possiamo dire, di ricerca e di innovazione, perché magari per molto tempo si è avuto un andamento economico piatto, dove chi guadagnava era chi smaltiva, diciamo, in modo più o meno brutale. Oggi chi può avere ritorni maggiori è chi investe molto in ricerca e sviluppo. Sì, una delle caratteristiche del piano industriale di Amio, anzi una delle leve su cui noi abbiamo deciso di puntare, è proprio quella dell'innovazione. Amio per troppo tempo si è considerata soltanto un'azienda in grado di fare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Oggi invece noi vogliamo diventare un'azienda capace anche di pensare ad un riutilizzo intelligente della materia. Per fare questo abbiamo ad esempio stressato molto il tema della progettualità collegata alle opportunità offerte dall'Unione Europea e abbiamo creato all'interno dell'azienda un team dedicato esclusivamente ad esplorare progetti in ottica economia circolare con le risorse dell'Unione Europea. Ve ne cito un paio perché sono simpatici ma vanno anche un po' nel senso di quello che diceva appunto anche l'assessore. Primo è un progetto che abbiamo presentato su un Horizon per fare il recupero dei materiali da costruzione. Uno dei problemi che hanno le aziende come le nostre è il problema di quello che a Genova chiamiamo lo zetto, cioè quelli che sono gli scarti delle ristrutturazioni edilizie.
questi normalmente vanno in discarica. La nostra aspirazione è un progetto europeo che stiamo facendo con l'Associazione dei Costruttori di Genova, è quello invece di recuperare questo, di recuperare da questo materiale tutte le frazioni che possono essere recuperate e additivarlo con prodotti oggetto di ricerca nata in Liguria principalmente dal Polo Regionale di Innovazione e dall'Istituto Italiano di Tecnologia, e rimetterla nel ciclo produttivo. Un altro progetto è legato ai RAE, ai piccoli RAE, ai telefonini. Fino a un paio d'anni fa un telefonino vecchio, come abbiamo tutti nel cassetto, finiva in un cassone che ci veniva pagato 80 euro a tonnellata delle filiere grezze del recupero. Oggi ci sono realtà che se il telefonino funziona lo pagano 8-10 dollari al pezzo, e quindi in qualche modo voi capite che con 10 telefonini che funzionano l'azienda può recuperare la stessa quantità di risorse che prima recuperava con una tonnellata di materiale. È chiaro che bisogna diventare un'azienda non che prende e butta, ma dove le competenze diventano competenze diverse. Non siamo ancora allo smontaggio, siamo al funziona non funziona. L'ultima esperienza che abbiamo attivato, anzi che stiamo attivando col Polo Regionale di Innovazione, è proprio legata al tema dell'organico, il biodigestore. Perché deve funzionare soltanto con gli scarti alimentari? Esistono delle filiere anche industriali nel nostro territorio che producono, esempio, glicerine, che sono, come posso dire, delle sorte di additivanti, se vogliamo, no? Ecco. Allora si può ragionare verso come il biodigestore in realtà può essere gestito quasi più come una bioraffineria in prospettiva. Ecco, queste sono tutte per noi progetti, non dico sperimentali, ma sono progetti di innovazione che non fanno venir meno la necessità dell'impiantistica di cui dobbiamo dotarci, ma che ci spingono a riconsiderare completamente il nostro approccio all'oggetto su cui Amio lavorava prima, cioè proprio. Sto cercando di far capire anche ai dipendenti della mia azienda che i rifiuti non esistono, che la parola rifiuto noi la dobbiamo bandire, che qualunque cosa ci passa per le mani, a noi operatori, anche al cittadino prima, è un qualche cosa rispetto al quale dobbiamo ripensare completamente se quel ciclo di vita e quindi il valore intrinseco di quella materia non può essere in qualche modo recuperata. Idem il lavoro sulla riduzione dei consumi e quindi sulla riduzione dei rifiuti. Io sto cercando di immaginare un AMIU che guadagna dalla riduzione dei rifiuti, che è un po' una contraddizione in termini. Come fa un'azienda che si occupa di raccolta a guadagnare sulla riduzione del rifiuto? Beh, noi stiamo provando alcune esperienze perché ci siamo posti delle domande banali. Ma io guadagno di più a raccogliere e a rivendere un flacone di detersivo vuoto, o guadagno di più a dare alla persona, magari con un distributore condominiale di detersivo, la quantità di detersivo che gli serve, magari prodotto da una filiera locale? Guadagno di più nella seconda ipotesi, ve lo garantisco. E quindi AMIU può diventare veramente un'azienda che, invece di occuparsi di igiene urbana, nella nostra evoluzione un domani possa occuparsi, ma mi sembra che è un po' quello che è l'aspirazione di tutti, di intelligenza urbana, di processi di intelligenza urbana, perché questi producono valore. Tutto questo noi l'abbiamo contestualizzato appunto in un forum locale sull'economia circolare, del quale ci sentiamo parte attiva, e che veramente è un cambio culturale che secondo noi deve partire in primis dalle aziende. C'è grande interesse, ci sono un sacco di soldi dell'Unione Europea, ma veramente tanti. Credo che per noi purtroppo ora diventa quasi un po', posso dire, singolare andare a fare questi discorsi a discarica chiusa e spendendo ogni giorno 100.000 euro per portare i rifiuti fuori. Però, come ci siamo detti tante volte col sindaco e come diciamo, noi crediamo che veramente non si esce da crisi di questo tipo, come quella dei rifiuti a Genova e dell'azienda, se non capendo chiaramente in quale direzione andare. La direzione in cui andare per noi è la direzione di un nuovo sviluppo industriale, e non ho paura di dire questa parola, che è diventata
diventata un po' una parolaccia industriale, ma un approccio industriale green è un approccio industriale sul quale secondo noi si può costruire un'ipotesi di sviluppo, un'ipotesi di razionalizzazione anche di costi minori per i cittadini e un'ipotesi, diciamo così, anche in linea con quello che è un po' lo spirito di manifestazioni come questa, dove il termine industria è sempre stato visto con un po' di diffidenza. Però voglio dire, noi a Genova contiamo di andare a fare i nostri impianti in aree dove una volta c'erano dei serbatoi di oli industriali o un'acciaieria. Ecco, io cerco di far capire ai cittadini che andare a fare un biodigestore, un impianto di recupero di materia è industria, ma non è l'industria di prima, ma genera sempre posti di lavoro e sviluppo. Grazie Marco, possiamo darci come appuntamento alla prossima Fa la cosa giusta, come avevamo fatto con Milano, dove è stata annunciata la sfida e poi i risultati siamo venuti a presentarli ovviamente con grande soddisfazione per tutti quelli che avevano partecipato all'iniziativa, che l'avevano sostenuta, e quindi speriamo che l'anno prossimo ci sia questo ritorno da Genova e magari di poter incrociare e incontrare anche Torino in questo ideale asse unitario per la sostenibilità delle grandi città del vecchio triangolo industriale. Buona giornata a tutti e so che ci sono altre